tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e niente, stasera andiamo subito a analizzare la gara che si è appena conclusa con l'Empoli e niente, andiamo a analizzare la gara perché stasera, anche stasera ne abbiamo presi tre. Ecco. Beh, allora, l'Empoli scende in campo con un 4-3-1-2, quindi Brignoli tra i pali, Fiammozzi, Romagnoli, Nicolau, Terzic, Haas, Stulac, Bilinder, Bandinelli, scusate, Moreo, Mancuso e Lamantia. Beh, Pisa scende in campo con un 4-3-1-2, Perilli tra i pali, Bilinderli, Caracciolo, Benedetti, Lisi, Mazzitelli, Marin, Gucker, Sodimo, Marconi, Masucci. Queste sono state le formazioni. Dionisi, mister Dionisi per quanto riguarda l'Empoli e mister D'Angelo per quanto riguarda il Pisa. Bene, io prima di analizzare la partita, ragazzi, andrei a vedere quali sono, cioè diciamo così, la statistica, perché prima di analizzare la partita voglio andare a vedere la statistica. Vi voglio dire la statistica. Allora, per quanto riguarda i tiri totali sono stati 22 per l'Empoli, 6 per il Pisa. I tiri in porta 8 per l'Empoli, 1 per il Pisa. Possesso di palla 60% l'Empoli, 40% il Pisa. Passaggi, lasciamoli perdere. Precisione nei passaggi, passo. Falli commessi 15 e 15. Gli ammoniti 4 l'Empoli, 2 il Pisa. Gli espulsi 0. Fuori gioco 3 per l'Empoli, 6 per il Pisa. Perché l'Empoli ha una difesa e l'Empoli sa come fa a scattare fuori gioco. I calci d'angolo 6 per l'Empoli, 2 per il Pisa. Bene, prima di analizzare la partita vi dico questo. Io ho aspettato a fare il video, al di là che ho fatto anche confusione, ho tolto tra l'altro il video. Infatti volevo dire, se non trovate più il video con il Monza, perché ho fatto confusione talmente fuori di me che ho fatto confusione, ho tolto pure quello. Ma non perché lo volevo togliere, è proprio perché ho fatto casino io, perché sono fuori di me, quindi è ovvio che poi alla fine, ma comunque va bene lo stesso. Abbiate pazienza, scusate, ma purtroppo è un periodo che non ci vedo più, che volete che vi dica, ma non che non ci vedo, perché non ci vedo perché sono fuori di me tutto e per tutto, perché, cioè voglio dire, non è possibile. E vabbè. Allora, guardate un attimo la voce di spogliato, perché lo volevo sentire, ma le classiche interviste non sono state fatte, nessuno è andato a parlare al microfono di Andrea Orsini, nessuno, quindi né Gemmi né D'Angelo né i giocatori, stati proprio tutti zitti, muti e rassegnati, no, come si suol dire. È uscito qualcosa su YouTube, ma per l'amor di Dio, cioè, era meglio se stava zitto D'Angelo, che ci guadagnava di più. Comunque va bene così. Allora, il Pisa è sceso in campo i primi 23-24 minuti, non di più, non ve la do più lunga di 23-24 minuti. Ha giocato sostanzialmente, insomma, si è fatto vivo così, ecco. E infatti Gucker su punizione, crossa e Masucci all'11° in sacca. Questa è stata, forse se non è stato l'unico tiro, poco ci manca. E niente, poi 14esimo, sempre il primo tempo, avete visto, si è fatto male Benedetti, esce Perilli, si scontrano e ha avuto la peggio Benedetti, aveva un taglio in testa, non si fermava il sangue, insomma alla fine è stato costretto D'Angelo a mettere, se non mi sbaglio, Meroni, sì, Meroni al 33esimo. Comunque, poi insomma l'Empoli si è fatto avanti dopo il 20esimo, come ho detto, ma Mancuso al 21esimo di Moreo di poco fuori, e quindi l'Empoli ha cominciato a macinare, ha cominciato a prendere, diciamo, le distanze e a capire come e dove doveva colpire. E infatti poi al 39esimo Bandinelli crossa e Moreo fa gol e siamo sull'1-1, ma era inevitabile perché Pisa piano piano si arretrava sempre di più e eravamo proprio esposti agli attacchi dell'Empoli. Cioè, praticamente dopo il 21esimo, 22esimo,
cioè siamo praticamente stati in balia dell'Empoli, o meglio, in balia dell'avversario, perché Brignoli non ha fatto niente, non ha fatto più niente. E vabbè, sì, al 43esimo lì si per Marconi fuori. L'unico tiro, insomma, diciamo così, dopo la rete, ecco, diciamo, niente, niente di più. Le fasce Lisi e Birindelli stasera, cioè, voglio dire, vabbè. Allora, le squadre scendono in campo, le squadre scendono in spogliatoio sull'1-1. Risalgono le formazioni nella seconda frazione, diciamo così, proprio siamo andati in balia dei venti, cioè praticamente eravamo alla mercé dell'Empoli. Cioè, non abbiamo, secondo me, non abbiamo capito niente, cioè, veramente, come l'arbitro ha fischiato al 52esimo, ecco, diciamo così, manca la rete di poco Masucci, l'unica azione, l'unico tiro che è stato fatto al 52esimo. Poi al 58esimo, parata di Perilli sulla Mattia, bella parata, bravo Perilli, alla fine è stato bravo. Poi al 60esimo esce Soddimo e Masucci, entrano Siega e Palombi. Lo schema rimane quello, cioè, nel senso, un 4-3-1-2, non cambia di niente. Praticamente D'Angelo fa queste due sostituzioni, ma alla fine tatticamente non cambia niente. Al 62esimo Birindelli fa un assist, ma lo fa per la mantia l'assist. Ragazzi, io non lo so. Cioè, veramente, eravamo a mezzo allo sbando, allo sbando più totale, allo sbando. Sono stati 5-6 minuti che non si è capito più niente, non si è capito più niente. Poi al 75esimo ci pensa la Mattia che segna la rete, e poi all'82esimo la terza rete, e quindi niente, io non andrei neanche oltre, perché, cioè, una cosa degna di nota: prima del 75esimo, nella seconda rete, entra Vido per Mari e Belli per Birindelli. Ma al 75esimo praticamente siamo andati su 2-1, e poi all'82esimo siamo andati su 3-1. A questo punto la partita si può dire conclusa. Abbiamo alzato la bandiera bianca. Questa è stata la partita. Che dire più? Niente. Non abbiamo difesa, manca Wagner, non c'è difesa, veramente difesa inconcludente, come avevo già detto, mi è sembrato di vedere la Salernitana, e stasera ci siamo risparmiati il quarto gol, insomma, l'umiliazione della quarta rete. Io non faccio presto, cioè, nel senso, non ho più parole, diciamo così, che dire, una difesa che fa schifo. Fa schifo. Una difesa che fa schifo. Manca Wagner, manca, diciamo così, diciamo il regista, diciamo, della difesa. Vido è entrato, ma perché? Perché al centrocampo non mascia. Al centrocampo non macini, mi sono sentito anche con Matteo, gli ho detto, mi ha dato un vocale, gli ho detto: guarda, ho detto, o se ne prendi due o tre, se va bene due, se va male tre, e così è stato. Perché, voglio dire, la partita cioè, a meno che non, cioè, magari ci fosse stato un ribaltamento con i nuovi ingressi, ma così non è stato. Praticamente cioè, siamo andati proprio in deficit in tutto. Ragazzi, io non so più che dire, cioè, nel senso, non ho più parole, perché, cioè, è inutile
È inutile andare qua, analizzare, fare analisi. Ma cosa vuoi analizzare? Ma qua non c'è da analizzare niente. Allora, qua ragazzi abbiamo. Allora, questa è la quinta di campionato, va bene? Perfetto, l'anticipo. Ok. Allora, la prima l'hai pareggiata, la seconda l'hai pareggiata, la terza l'hai persa, la quarta l'hai pareggiata e oggi l'hai persa. Quindi su cinque partite ne hai perse due e ne pareggiate tre. E ha ripreso 11 gol. Sei la peggior difesa di tutto il campionato per adesso. Questo cosa vuol dire? Deve far scattare un campanello d'allarme. Qui deve far scattare il campanello. Siamo in zona luce rossa. Al di là che si entra una play-out, ma lasciamo perdere tanto, cioè voglio dire, siamo alla quinta. C'è sempre tempo per rimediare, no? Diciamo così, l'allarme è scattato, l'allarme è scattato. Vogliamo tornare un 3-5-2? Che vogliamo fare? Non lo so, vogliamo tornare un 3-5-2? È entrato Sodimo, pena. Oggi Sodimo, pena. Ditemi voi chi ha giocato bene. Al di là di Masucci, ha fatto la rete. Gucker qualcosina. Lisi perdeva palla, ma cioè, ma come si fa ad andare avanti così? Come si fa ad andare avanti così? Al di là che l'Empoli si fa, cioè voglio dire, l'Empoli, per l'amor di Dio, ma te non l'avevi difesa stasera? Cioè, sei andato sull'1-0, gli hai detto, male, 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 si pareggia, va bene così. Cioè, l'anno scorso ancora, quest'anno non ce la fai neanche a pareggiare le partite. Non ce la fai neanche a pareggiare le partite. Cioè, ma vi rendete conto della situazione? Vabbè, io per questo video saluto il mio amico Jaim del club spagnolo e poi saluto il mio amico Alessandro e ovviamente Matteo. Così almeno faccio i saluti. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Cosa volete che vi dica? Iscrivetevi al canale e così supportate il canale. Almeno quello. Così mi fate il piacere. Vabbè, io per questa partita la finisco qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi una cosa. Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, che vogliamo fare? Ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti.